Storia di un acquedotto si chiama così, una mostra dedicata proprio ai 100 anni di storia dell'acquedotto attraverso le collezioni private dei fratelli Calocarducci. È il primo di due volumi degli acquedotti fascisti. Precisiamo, l'acquedotto pugliese è regio, non è fascista perché è nato molto prima. È il pezzo più raro e prezioso di una collezione privata dei fratelli Carmelo e Giuseppe Calocarducci, fatta di libri e documenti inediti, cercati e custoditi gelosamente in un arco di 40 anni. Oltre 500, di cui 80 proposti nella mostra, allestita a Bari nell'area museale dell'acquedotto pugliese fino a fine maggio e raccontata nell'incontro con gli studenti della scuola media Avvenisti di Capurso. Un ideale viaggio attraverso quasi 100 anni di storia di un'opera epocale che rivoluzionò la vita di milioni di cittadini. L'acquedotto pugliese. I fratelli Calocarducci sono riusciti a ricostruire fatti e vicende, progetti e personaggi che per la realizzazione del futuro dell'acquedotto, che iniziò a vedere la luce nel 1906, furono determinanti, come Francesco Zampari, un ingegnere minerario del Friuli. Un uomo poco ricordato, dimenticato assolutamente, che utilizzò tutta la sua vita fino a morire di crepacuore per cercare di far nascere l'acquedotto. Un omaggio dunque ad un'azienda e ad uno dei 10 edifici dei 900 più belli d'Italia, fondamentali oggi come ieri. Nel 900 ha portato addirittura modernità in queste terre, perché ci dobbiamo calare agli inizi del 900, quindi zone molto povere, contadine, qui è arrivato il telefono, è arrivata la ferrovia dietro all'acquedotto. E ancora oggi l'acquedotto è sinonimo di sviluppo e di economia. I pugliesi realizzavano più che un acquedotto un'epopea, tant'è che ancora oggi raccogliamo questi straordinari benefici ed è motivo di orgoglio, è una delle opere pubbliche più importanti e imponenti dopo l'Unità d'Italia.